Aspettato il quarto d'ora accademico, ok, che fa sempre insomma scena, è giusto così. Allora, io parto dalla fine, da cosa, come finiscono i libri, con i ringraziamenti. E io, per evitare di dimenticare qualcuno, inizio il mio incipit, è appunto la fine. E io volevo in primis ringraziare il comune di Manziana, è qui presente un rappresentante delle istituzioni, Buonasera. Remo Fiorucci, Sì, che buonasera. è vice sindaco e assessore alla cultura e alle politiche giovanili, e ci farebbe piacere se venisse qui di due parole. Sì, bene. Sì, Assolutamente, grazie. apriamo l'evento. Addirittura. Vabbè, Per forza, vista l'informalità. siamo così, è un evento informale, però un Sì, no, saluto ci fa va bene. piacere. Sì, grazie. Niente, porto il saluto da parte dell'amministrazione che rappresento. E vi ringrazio per essere presente a questo incontro informale, come ha detto Luca Ricci, in questo penultimo appuntamento della rassegna al Maggio dei Libri, una rassegna abbastanza importante ed impegnativa per tutti coloro che hanno collaborato a far sì che fosse in essere tale rassegna. Che dire, da amministratore fa piacere che Manziana si è riconosciuta e annoverata tra i paesi e le città che leggono, perché vuol dire che Manziana è sensibile a tutto quello che riguarda la cultura e in particolar modo la lettura. E tutto questo è stato possibile grazie al partenariato che abbiamo fatto con associazioni del territorio e attività private, come oggi siamo ospiti qui alla libreria Mondadori, perché la sinergia tra il pubblico e il privato è quella che forse è la chiave di volta nella quale poi non venga più fatto un sostentamento, ma ci sia una vera e sana collaborazione. Quindi fa molto piacere essere qua. Che dire, ringrazio quindi Manuela Noi ringraziamo te. Eleonora e in particolar modo ringrazio Agnese Bonato, la consigliera che ha la delega alla cultura, che oggi è assente, però in particolar modo Giuliana, che se vieni qua devo dare anche un No, abbraccio, Giuliana. Sì, no, vieni qua Giuliana, dammi retta, perché credetemi che il lavoro che fa Giuliana nella biblioteca di Manziana è veramente importante, è una chicca, che oltre ad avere la qualifica, la preparazione, c'è il cuore e quindi con quello si riescono a fare delle cose inimmaginabili. Quindi poi vi lascio perché credo che sono soltanto un ospite. No, sei un ospite Niente, gradito, vabbè, mi fa sei un piacere. ospite gradito. Grazie della presenza, una Grazie presenza importante, quindi ci mi orgoglisce ancora di più. Remo, Grazie a grazie voi, grazie tantissimo. Come già anticipato l'assessore Fiorucci, questo evento, questa presentazione rientra appunto nella programmazione del Maggio dei Libri, che è stata realizzata ovviamente in sinergia con il Comune di Manziana, con le biblioteche del sistema Ceretano Sabatino, alle quali facciamo parte, e un mio ringraziamento nostro, mio, nostro della libreria, mio personale, anche da ex amministratore anch'io, a Giuliana Solimine, perché questa ragazza ha fatto praticamente rinascere la nostra biblioteca a testa, a cuore, e quindi se lo merita. Grazie, grazie davvero. Ringraziamenti ovviamente sentiti e doverosi. E direi di procedere perché abbiamo insomma un bel programma tra letture, domande, adesso proprio lo mettiamo sotto d'occhio, come si dice. Allora, e io vorrei ringraziare soprattutto le mie compagne di viaggio, ovvero coloro che accompagneranno Luca per la presentazione dei Primaverili. La mia collega Marta Mancini, libraia e anche e soprattutto psicologa, e quindi diciamo che aprirà tante chiavi. Aglio è proprio la parola giusta, perché ha trovato tante interpretazioni. E Stefania Di Michele, mitica, attrice, scrittrice, che ci accompagna, è la voce che accompagna le presentazioni in realtà, no? Di tutti i nostri paesi, da Anguillara, Trivignano, Bracciano, Manziana, è veramente il nostro porto sicuro, che ha selezionato appunto alcune parti di testo. E Luca Ricci, chi è Luca? Luca Sono l'autore, alla è fine è quello che l'autore, conta è meno. quello che conta No, è meno. vero. Luca è uno scrittore, un drammaturgo,
pisano di nascita, romano d'adozione. E Roma, non so, la ami, la odi molto. Roma è comunque la città nella quale si svolgono le vicende di tutti i suoi protagonisti, ovvero della quadrilogia delle stagioni. E, esordisci nel 2006 con un racconto, L'amore e altre forme d'odio, e questo già la dice lunga, no? Su quello che, che lui, come cosa Luca può pensare, insomma, di questa passione che muove, no? Gli uomini da tempi piuttosto antichi. E insegna alla scuola Holden, fa tantissime cose. Io ci tengo a dire che lui è soprattutto uno scrittore bravissimo di racconti, perché il racconto è un genere letterario narrativo che in Italia, nel nostro paese, è molto poco diffuso e soprattutto delle volte anche un po' sottovalutato. E ringraziare anche una casa editrice, piccola casa editrice, che fa un grandissimo lavoro, dei miei, nostri amici Racconti Edizioni, Stefano Friani e Emanuele Gianmarco, che ovviamente si occupano della pubblicazione di racconti sia italiani che ovviamente in traduzione mondiale. Ora esce, allora, lo sai cosa esce di Racconti Edizioni? Lo so cosa esce, il 9 giugno, dillo tu. No, l'abbiamo presentato a Torino in anteprima questa raccolta di autori italiani, di racconti appunto, per Racconti Edizioni, che si chiama Tutti i nostri premi, e quindi capite che il fil rouge, il tema, diciamo, su cui siamo stati chiamati a scrivere e creare, sono i premi letterari. Premi letterari in una versione così estesa, molto aperta, e quindi ci saranno questi 20 racconti sui premi letterari. Una chicchetta così che esce il 9 giugno e che, insomma, vi suggerisco di tenere d'occhio, di sfogliare. Assolutamente sì. E Luca, allora, inizio io, perché ho amato moltissimo, se noi ci conosciamo da un po' in realtà, come scrittore, insomma, così, e ho amato tantissimo la tua prima opera, no? Di questa quadrilogia. Poi vabbè, ci spiegherai, insomma, se avevi già in mente nasce da un progetto oppure no, perché credo che sia poi, no, una domanda indotta e doverosa. Gli autunnali che pubblichi sempre con La nave di Teseo nel 2017. E io sono rimasta da subito impigliata in una frase: sempre ci si innamora e mai si ama. Che poi, terribile, sì, che dice, ma che dici, è scritta, ma... è scritta tutta. Tremendo questo scrittore, da evitare. Perché? Tremendo, che però, no, è un po' un leitmotiv che ricorre, no, in tutti e quattro i libri. Sì. Luca, perché? Luca, perché? Tremenda. Perché l'hai fatto? Perché l'hai scritta? È una domanda complessa, è una domanda insomma difficile, è una domanda ampia. No, allora dunque, cioè, la verità, diciamola la verità, ma è finita questa quadrilogia. È una quadrilogia che possiamo definire rosa, ma un rosa acido, un rosa che ci pone delle domande, che ci interroga. E sono, credo, tutte storie d'amore, tutte relazioni. Sempre borderline, fuori norma, mostruose, fuori formato, ecco. Perché? Perché in realtà la letteratura di per sé, come procedimento, ha l'esagerazione. Per rendersi memorabile una storia letteraria deve esagerare. E poi però questa esagerazione è anche funzionale alla costruzione di un campo di stimoli per il lettore, che deve, più che darsi delle risposte, farsi delle domande. Poi un libro di letteratura deve dare delle buone domande, secondo me. E quindi attraverso questa mostruosità noi ci interroghiamo sulla nostra, o sulla nostra presunta normalità, per cui viene tirato in ballo proprio la, secondo me, coppia, la dicotomia della norma e della anormalità, nelle relazioni amorose e in tutto il resto, anche nella letteratura, perché è una quadrilogia che parla anche di libri, di scrittori, della bolla culturale, del sistema, la filiera editoriale, ma tutto quello che dico per una vale anche per l'altra, cioè tutto quello che dico per la letteratura vale per l'amore, e tutto quello che dico dell'amore vale anche per la letteratura. Concentrandosi sui primaverili, che è quello che presentiamo oggi, la mostruosità della relazione centrale qual è?
c'è un protagonista che scrive un diario, Primaverile ha una costruzione diaristica, per cui dal 21 marzo si va al 21 giugno, quindi una scansione quotidiana degli eventi, un racconto in prima persona, molto intimo, appunto, come se noi potessimo vedere il diario di qualcun altro. Quindi capire non solo ciò che fa, ma anche ciò che pensa, ciò che riflette su quello che gli capita. È uno scrittore particolare, sono tutti scrittori questi della quadrilogia, ma uno diverso dall'altro, e soprattutto non sono io, perché io aborro, si dice, la letteratura dell'io, la letteratura biografica. La mia biografia serve, perché non può non servire una biografia allo scrittore che scrive, ma in un modo ricombinatorio, per cui usando l'immaginazione. Questo scarto è la letteratura, per me, che sono scrittore all'antica, dice, un vecchio scrittore ormai all'antica. Quindi questo personaggio è uno scrittore. Che tipo di scrittore è? È un giovane scrittore ancora, tenendo conto che i giovani scrittori ormai arrivano fino a 70 anni, perché il giovane scrittore tira di più da un punto di vista proprio commerciale del vecchio scrittore, per cui abbiamo giovani scrittori di 60, 70, 80 anni. È un giovane scrittore però davvero, che ha il secondo libro, per cui è proprio verde da quel punto di vista. Che ha un impaccio creativo, come ce l'hanno tutti questi della quadrilogia, per cui si vede già bene che la cifra nel tappeto di questi quattro libri, che hanno molte cose in comune l'uno con l'altro, e vuole comunque superare il suo blocco creativo. Il primo libro ha avuto un successo abbastanza importante, abbastanza evidente, per cui è atteso da tutti alla prova di questo secondo libro, e c'è la vulgata secondo cui il secondo libro è più difficile del primo, perché il primo ti capita, il primo quasi ti viene così, cioè, molte cose sono inconsapevoli, molti processi, anche fasi, li fai non sapendo cosa stai facendo. Il secondo libro, chiaramente, tutto questo è invece più cosciente, sei più presente a te stesso mentre scrivi il secondo libro, soprattutto se il primo ha avuto dei riscontri, e quindi ti può venire chiaramente un'ansia da eccesso di consapevolezza rispetto a quello che stai facendo, e quindi c'ha questo stallo. Lo stallo creativo dello scrittore è una grande figura topica che attraversa tutto il Novecento. L'artista del Novecento è in crisi per definizione, non solo gli artisti veri, ma gli artisti rappresentati, cioè gli artisti della finzione, gli artisti che vanno dentro ai romanzi. Le storie di scrittori parlano tutte di scrittori in crisi. Perché? Perché chiaramente questa crisi dà modo loro di aprirsi a una serie di riflessioni sul lavoro, sul proprio lavoro, per cui diventano libri metaletterari, libri che pensano se stessi. La crisi quindi in questo caso è foriera di cose che altrimenti non avverrebbero. Il protagonista della Noia, Dino, pittore, la prima riga distrugge la sua tela e dice: io non dipingerò più. Senza quell'atto di distruzione non c'è la fondazione della Noia di Moravia, per cui sono in realtà crisi fondative, crisi attive, crisi che fanno succedere le cose. E rientra proprio perfettamente il protagonista di questa storia dentro questa galleria di personaggi, con questa psicologia negativa, esistenzialista. L'esistenzialismo è quella disciplina, soprattutto filosofica, letteraria, che si chiede perché alcuni di noi faticano a vivere, che vivere dovrebbe essere tautologico, cioè la cosa dovrebbe essere la cosa più facile del mondo, un respiro dopo l'altro, tutti siamo vivi, e anche solo, appunto, essendo qua, viviamo nonostante tutto, nostro malgrado, anche chi non può, anche chi non vuole, anche chi pensa di non farcela. Però, appunto, chi poi si ferma a riflettere su questo dato, sul fatto che la vita non è così naturale da vivere come sembrerebbe, accede a questa dimensione filosofica e anche letteraria dell'esistenzialismo, e lui è uno di questi. Si vive, ma si guarda vivere soprattutto, e la dimensione del diario è proprio anche questa dimensione di specchio che riflette, dentro cui lui si riflette e attraverso cui ci riflettiamo insieme a lui. Libreria, uno scrittore frequenta una libreria, libreria di quartiere. Allora, Luca, facciamo leggere, sì, l'incipit. No, aspetta, però, aspetta, chiudo in... Sì, okay, okay. Cioè, sono stato lungo, okay. Ma in 20 secondi almeno loro, okay, hanno, perfetto, una chiave di ingresso certa rispetto alla coppia. Frequenta una libreria. Dentro la libreria, di cui è abitué, trova per la prima volta, essendo ovviamente colpito, subendo probabilmente un colpo di fulmine, questa Simonetta, che è l'altro personaggio, l'altro polo di questa coppia, che
quindi è una libraia amatoriale sostituta della padrona della libreria. Per cui i due, diciamo, potenzialmente, siccome si parte da, si è detto come assunto che sono storie abnormi, di relazioni abnormi, si parte in realtà da una situazione cristallina, destinata a una qualche forma di felicità. Lui scrittore, lei libraia, tra l'altro tutte e due folgorati e fissati su un libro preciso che è Frammenti di discorso amoroso di Roland Barthes, e quindi hanno tutte le prerogative per, diciamo, quantomeno avere una primavera interessante. Punto. Prego. Allora, io che secondo me ogni libro è come un appartamento. Io entro nell'ingresso, nell'incipit, e se mi piace seguo e vedo anche le altre stanze. Quindi ecco il motivo per cui ho scelto questo. Gli alberi, questi orologi naturali, dicono che è finito il languore. Gemmano le foglie, nasce la clorofilla, mi tocca vivere a poco entro in una piccola libreria vicino alla confusione di Piazza Mazzini, provo a trovare il silenzio nei libri. Ecco la vera specialità dei libri, quello in cui sono maestri senza rivali, il silenzio. Ogni volume, non importa se un classico o una novità, di un autore simpatico, antipatico, bravo o meno bravo, dispensa la stessa dose di caritatevole silenzio. Sono dispensatori fedeli, noi li giudichiamo, ma loro non giudicano noi, rilasciano silenzio a tutti indifferentemente, meritevoli e immeritevoli. Alzo la testa per un attimo. Mi sono trascinato diverse volte qui dentro. È una libreria di quartiere, eppure dietro il piccolo banco c'è qualcuno che non avevo mai visto prima. È una donna con la testa china sul libro. D'incarnato chiaro, non più giovane, magra, i capelli neri a caschetto come la Valentina di Crepax. Chissà se si dedica alla lettura per sincera passione o più per una sorta di pubblicità occulta alla merce in vendita. Propendo per la prima possibilità, perché non alza mai la testa, nemmeno per sbaglio. Potrei infilarmi sotto il trench un paio di libri, anzi un intero scaffale di libri, e non si accorgerebbe di niente. Resto lì a guardarla. In qualche modo mi sento lo stesso un ladro, rubacchio l'intimità di qualcun altro. Non so quanto tempo passi, ma non entra nessuno, nessuno mi interrompe. Nelle piccole librerie, quelle superstiti, può succedere anche questo. Mi diverto a pensare che io e questa perfetta sconosciuta si viva insieme nel nostro piccolo loft ad una schioppettata da Piazza Cola di Rienzo. Sì, in fondo è come vivere sotto lo stesso tetto. Tra poco lei mollerà il libro e andrà in cucina a preparare la cena. Io la raggiungerò per apparecchiare. La nostra casa sarà uno dei tanti lumini sospesi in questa sera violetta. Do un colpo di tosse, non alza neanche gli occhi. Mi avrà visto almeno di sfuggita quando sono entrato. Deve averlo fatto, e allora si è ripreso a leggere con tale concentrazione, vuol dire che non l'ho incuriosita nemmeno un po'. Questo pensiero mi riempie di stizza. Esco, ma sarebbe meglio dire che fuggo. No. Favore, cara. Lui mi suggeriva patriarcato, no? Perché nella fantasia del protagonista la donna va a cucinare. Io invece sorridevo proprio perché, come in un attimo, no? Magari da uno sguardo possa nascere già una fantasia addirittura di convivenza. E riprendendo appunto l'inizio del libro, siamo in primavera, quindi tu scegli di fare dei romanzi, ogni romanzo segue una stagione. Le stagioni nell'immaginario collettivo, no, di ognuno di noi sono un po' associate a dei vissuti, a degli stati emotivi, no, in qualche modo. Quindi immagino che non sia stata una scelta casuale quella di creare, no, una quadrilogia legata alla stagione. Quindi penso che dietro ci sia stato anche un pensiero molto specifico del perché accostare un particolare tipo di storia ad una particolare stagione. E la cosa, diciamo, che a me ha colpito leggendo questo romanzo è che
qualcuno la primavera la immagina come un momento di un tributo, no? Di tutto, di passione, di amore, i fiori che sbocciano, si ritorna, no? Alla vita, che è prepotente rispetto a quello che è stato un periodo invernale. Invece è come se questa fosse una primavera un po' sottotono, un po' come quella di quest'anno, no? La mattina è il sole e la sera la grandine. Quindi una primavera che più che portarci ad una rinascita sembra incastrata in un'aspettativa. Cioè è come se volessi un po' dilatare il tempo, fermarlo, perché tutto quello che va oltre l'aspettativa, che poi è la realizzazione, è come se fosse qualcosa di caotico, di confusionario e molto spesso il deludente, un po' come negli estivi. Quindi mi chiedevo cosa ti ha portato a scegliere di ambientare questo e perché questa primavera? Sempre attenzione alle risposte, perché è una psicologa. Cioè, quindi... ma lo scrittore è uno psicologo che ce l'ha fatta, per cui sono serio. E l'analisi presso me stesso, presso la definizione di scritto. Allora, no, chiaramente sono domande interessanti. Io credo che sia una quadrilogia, tutti e quattro i romanzi dispongono a un'attesa, chiaramente diversa, perché c'è anche il discorso chiaramente della stagione, della stagionalità. Le stagioni, sai, cioè le stagioni sono affascinanti. Ora siamo in piena crisi climatica, di scombussolamenti, di sconvolgimenti, e forse lo sono ancora di più, proprio perché qui c'è, al netto che siamo a Roma, per cui ha una latitudine particolare, dove le stagioni arrivano in un modo, a battere in un modo particolare, però c'è la volontà proprio di restituire le stagioni per quello, non che neanche sono ormai più, ma per come dovrebbero essere, no? Per come ce le ricordavamo. E quindi l'idea iniziale è proprio partire da una serie di cliché, che però sono appunto, che hanno senso, che sono veri, e poi tentare di giocare su questi cliché incarnandoli di volta in volta in una storia diversa. Credo che alla base di tutto il fatto che siano così rilevanti le stagioni e che ci siano scrittori, artisti che nel corso dei secoli siano tornati alle stagioni, no? Per noi siamo esseri mortali. Questo è un fatto ineluttabile per ciascuno di noi. E il tempo della morte è un tempo lineare. Il tempo stagionale, invece, l'anno, la natura l'ha apparecchiato e l'ha strutturato come un eterno ritorno. Questa cosa della stagione che ritorna da un anno all'altro sempre uguale è un modo per orientarsi, potente per orientarsi in una cosa sfuggente che è il tempo, che ci emoziona così tanto appunto perché non è infinito, siamo tutti a termine, siamo tutti in scadenza, senza sapere la data di questa scadenza. E quindi la curvatura del tempo ci illude o ci fa dimenticare per un certo momento la nostra mortalità. Per cui questa è la centralità delle stagioni, delle quattro stagioni. Questo è il motivo, secondo me, principale per cui ne siamo così attratti, fuori anche dalla letteratura, fuori dalla rappresentazione artistica. Ci pensiamo spesso, cioè probabilmente non ci rendiamo conto di quanto tempo passiamo a guardare fuori dalla finestra per vedere che tempo fa, se sono sbocciati i fiori, se è arrivato il sole, se c'è la semina, se c'è la grandine, se c'è la pioggia, se c'è la neve. È una bussola fondamentale e introiettata quasi, per cui ce ne rendiamo conto fino a un certo punto, che ci orienta tantissimo e che ci fa spaventare molto meno di questa cosa sfuggente che è il tempo, che è un altro degli elementi che vuole essere indagato, chiaramente tirando in ballo appunto le stagioni e la stagionalità. Sono quattro libri costruiti in archi temporali diversi, che quindi scandagliano il tempo e giocano col tempo, montandolo e smontandolo in modo diverso. Abbiamo detto dei primaverili, che è questo, che è l'ultimo, e gioca con una scansione quotidiana del tempo. Chiaramente poi c'è un'artefazione diaristica, perché non è un diario vero, ma è un diario finto. Non è il diario di una persona, ma è il diario di un personaggio. Questa adulterazione chiaramente non è in primo piano, ma è evidente nel testo, dove una pagina di un diario si scrive di solito al passato prossimo e qui invece abbiamo il presente per tenere sulla pagina il lettore, cioè per aiutare il lettore nella lettura, per rendere la lettura più avvincente.
quindi non ho fatto ma faccio, e questo è il tempo, e poi della giornata, che di solito in un diario verosimilmente una scansione di cose anche magmatica e caotica, questo chiaramente per rendere verosimile ho mantenuto, diciamo, più storie intrecciate per dare appunto una prismaticità agli eventi e quindi non una scansione da romanzo tradizionale, però è vero anche che si pone ogni giorno l'attenzione su una sola cosa e di solito non è così in una vita vera, quindi c'è un'artefazione diaristica a tutto questo, per dire poi che invece e quindi sono 93 giorni, giorno dopo giorno, quindi la stagione, per dire l'inverno è fatto su 24 ore e l'estate è fatto su 15 anni, 15 estati, e gli autunnali, che è quello con una gestione più tradizionale, sono i 4 mesi, ma non c'è una scansione quotidiana, è una sintesi mese per mese, dove ogni mese corrisponde a un capitolo. Questo per dire che il tempo è centrale. E in questa centralità del tempo, qual è il momento in cui noi percepiamo di più la presenza del tempo? Perché il tempo è in odore, è invisibile, è in sapore, non ha delle qualità se non il fatto che ci serve per scansionare alcuni momenti, alcune cose, ci serve per fare una sorta di ragioneria generale delle nostre giornate, no? E della nostra vita. Però non c'è in realtà, impalpabile, sarebbe impalpabile. Dov'è che diventa quasi palpabile? Cioè che il tempo riesce quasi a incarnarsi nel momento dell'attesa, quando noi attendiamo qualcosa. È vero o non è vero? Ah, sì. Prendo 80 l'ora. Si sdrai, si rilassa. E quindi... L'attesa è fondamentale perché noi si percepisca il tempo, per cui questi 4 romanzi sono tutti romanzi che in qualche modo costruiscono un'attesa. Perché? E qui l'attesa dov'è? Cos'è nei primi 9 libri? E dove rientra questo rapporto destinato alla felicità che invece va fuori giri e diventa abnorme, di quella abnormalità molto letteraria, paradossale, di cui parlavamo prima. Che Simonetta è più matura, è più esperta, è più ferita di lui e quindi ha paura di amare. E questa paura di amare le fa mettere in piedi una teoria da lettrice forte tra Lacan e Barthes di spurgare il rapporto dal sesso, quindi togliere il sesso dalla relazione, perché chi si ama si consuma e poi non si ama più, e lei questa fase non è pronta a riaffrontarla, perché Simonetta è divorziata, Simonetta è un ex marito, Simonetta ha tutta una serie, un cotè psicologico tale che è circospetta, ci va con i piedi di piombo, mentre lui è lanciatissimo e sente la primavera, appunto, quindi c'è, cioè, proprio il discorso della primavera. La primavera a Roma è la donna mezza nuda, e ci sono queste cupole che sono, cioè, riferimenti, è pornografica. Sì. Romanza parigina. No, Roma è questo di primavera, e lui quindi è sobillato dalla primavera e però castrato, inibito, fermato da quella che dovrebbe essere appunto l'altra parte della sua relazione, del suo amore nuovo, nascente. Per cui è qui che avviene lo squilibrio e c'è questo corpo a corpo tra due persone che tentano di capirsi e non si capiscono. Per cui rientra chiaramente in gioco un'altra cosa grandissima che c'è nei rapporti di questi 4 libri e nei rapporti nostri. Il fatto, questa difficoltà di comunicare, di dirsi le cose, di capirle. E c'è il mistero dell'amore, non a caso c'è Bart, che è un nome tutelare non solo della loro relazione ma anche del libro, come operazione intesa a definire l'amore come qualcosa di impossibile, esattamente come il tempo, poi impossibile da acchiappare, impossibile da fissare in una definizione univoca. L'amore è,
no? Lobis, c'erano quelle, quei fumetti. È impossibile dirlo una volta sola per sempre, per tutti. E quindi l'amore oscilla, varia, mette dentro delle cose enormi che a loro volta hanno bisogno di variabili e di innumerevoli definizioni, tipo le identità reciproche. E quindi è chiaro che poi andare avanti, si può andare avanti, ma è sempre difficile, per cui poi entrano quelle suggestioni che non sono mai definitive, che sono spesso tradotte in aforismi poi dentro tutti e quattro i libri, anche in questo, come quella frase che hai citato all'inizio, che è tremenda e che chiaramente va messa però in una posizione non dominante, ma di dialogo democratico con tutte le altre definizioni che trovi. È vera però, può cioè, essere, per me sì. Può essere, per esatto, sì. Per te sì. E quindi poi appunto il rapporto è costruito per creare questa serie di domande, e l'attesa dei primaverili è l'attesa che si possa consumare questa relazione, cioè che queste anime possano trovare i loro corpi anche. E quindi chiaramente questa attesa fa provare questo sentimento anche straziante del tempo, ti fa percepire il tempo. Leggiamo qualcos'altro? Andiamo. La primavera ama le carnevalate e talvolta si traveste di autunno, ma il suo costume non è mai molto accurato. Anche se all'improvviso torna il freddo e le nubi s'addensano e s'anneriscono e piove, benché a scrosci, una nota gioiosa nell'aria come un perenne scampanellio di ricreazione la smaschera. Oggi sono in redazione cultura di un giornale, di una radio, di un network televisivo, che differenza fa? Non faccio in tempo ad accomodarmi che entra il caporedattore. Accorrono tutti a salutarlo e abbracciarlo e lui ricambia con slancio, soprattutto brancicando le signore. Il caporedattore improvvisa una riunione lì sui due piedi, circondato dai suoi colleghi. In buona sostanza c'è un nuovo progetto sulle fake news che viene affidato a tal Guglielmo Marcucci, il quale in veste di giurato ha appena premiato il libro del caporedattore, che a sua volta, per ricambiare la gentilezza, ha fatto recensire da uno dei suoi sottoposti quello di Guglielmo Marcucci. Si parla anche di fare un festival in cui la direzione artistica andrebbe al caporedattore, la comunicazione a Guglielmo Marcucci, e sono tutti entusiasti, fanno di sì con la testa, dal gruppetto si levano pure un bravi e uno yeah, anche perché poi questo festival inviterà tutti gli amici del caporedattore di Guglielmo Marcucci, il che vuol dire la pressoché totalità di persone che adesso stipano la redazione cultura. Il caporedattore, prima del rompete le righe, si ricorda che in una commissione per un teatro romano c'è una sedia vacante. Chiede lumi anche ai suoi dipendenti su chi mai potrebbe occupare un incarico così importante e delicato. Sembra davvero brancolare nel buio, appare sinceramente preoccupato dalla responsabilità della scelta, prima di essere fulminato da un'idea. Secondo me la persona migliore per ricoprire l'incarico è Guglielmo Marcucci, delibera. Si levano dal gruppo altri bravi e yeah, qualcuno si commuove e si inneggia al potere delle donne. Guglielmo Marcucci è sposato con una femminista studiosa latria di Virginia Woolf. Poi il caporedattore sembra accorgersi di me, che sono rimasto discosto, assiso sul mio sgabello periferico da collaboratore esterno. Vedo che si avvicina a grandi falcate, segaligno e ingobito dentro un completo V anonimo di modesta foggia che somiglia a un tabarro da prete. Tu vai fortissimo, mi dice. Credo di non averlo mai conosciuto, però quell'affermazione mi lascia interdetto. Sì, confermo, fortissimo. Mi parla senza in realtà volermi dire niente, assolutamente niente. Alla fine mi caldeggia un editore romano di sua conoscenza. Il responsabile della narrativa italiana è Guglielmo Marcucci. Lo conosci? Annuisco. Forse troppo freddamente rispetto all'entusiasmo empatico che pretenderebbe il caporedattore, perciò vengo salutato in tutta fretta. Quanti Guglielmo Marcucci ci vogliono per distruggere la credibilità di un sistema culturale? Grazie.
l'altra parte della medaglia, cioè oltre appunto alle storie d'amore che sono in primo piano, c'è un discorso sulla cultura che mi interessa fare anzitutto da scrittore, per cui mi interessa renderlo flessibile, mi interessa non fare una denuncia, ma rappresentare. La rappresentazione del mio contesto, perché credo che sia la posizione più etica possibile, nel senso sputare nel piatto dove si mangia, distruggere il proprio campo d'applicazione. Io non posso farti una morale, me la devo fare. Se tutti noi sposassimo questo principio, probabilmente cresceremmo o quantomeno saremmo più consapevoli di quello che siamo, nel bene o nel male. E quindi il mondo culturale è preso dentro le sue miserie, come questa pagina, in cui c'è chiaramente un accentramento di potere. Il potere nelle mani di pochi è sempre comunque monopolistico, dittatoriale, è sempre un potere che diventa un abuso di potere. Ma ci sono anche poi nella redazione aspetti geniali, la grazia, delle cose che vengono fatte e portate avanti, delle storie che invece aprono, scardinano, sono intelligenti, sono geniali, sono acute. Per cui ecco, la rappresentazione del mondo e di questo mondo, che è anche il mio mondo, è sempre fatta con tentando di vedere il chiaroscuro. Non a caso poi Guglielmo Marcucci e il protagonista alla fine si incontreranno, e non vi dico chiaramente gli sviluppi di questo incontro, sarà un incontro per certi versi scandalosamente inaspettato da parte del protagonista, che appunto vede in Guglielmo Marcucci tutte le storture del mondo, tutto il male del mondo, e poi un conto è immaginarlo, pensarlo, e poi tutt'altra dinamica e tutt'altro andazzo prende il discorso quando Guglielmo Marcucci una serata lo incroci e ti viene presentato. E quindi c'è questo discorso che è flessibile, ecco. Siccome viviamo in un mondo molto rigido, in cui c'è il sì o il no, una società binaria, in cui anche i social ci hanno insegnato e abituato a prendere di continuo delle posizioni nette e a persuadere l'altro che lui ha torto e noi ragione, e da qualche parte ho scritto, credo io, non credo sia Flaiano, ormai mi... no, credo sia mia, non vado in televisione perché non mi piace avere ragione. perché questo, cioè, quindi global o no global, destra sinistra, vax no vax, putiniani, atlantisti, scegli o in base a quello che dici sceglieranno per te e ti metteranno dentro una categoria prestabilita. Cioè, al netto che chiaramente la società si muove in ambiti e con una dinamica diversa dalla letteratura, è bello che ci sia uno spazio appunto che è quello dei romanzi, che è quello delle storie, che è quello della narrativa, dove si può perdere, dove ci si può perdere, dove si può non decidere, dove si può dubitare delle cose, dove non ci si deve per forza schierare. Perché? Perché il dubbio è la cosa più intellettualmente reattiva che abbiamo. Farsi venire dei dubbi, dove il mondo, nel mondo ti devi far venire di continuo delle certezze, anche sbagliando, anche stupide, anche ottuse, anche troppo ideologiche. Il mondo della narrativa, siccome non c'è, non esiste, già di per sé è un'ipotesi, già di per sé è un dubbio rispetto a quello che c'è davvero, che esiste davvero, che è la realtà. È già un dubbio la letteratura rispetto alla realtà, è infedele alla realtà, queste sono le qualità dei libri, e credo che sia questa la funzione che hanno rispetto al tempo che viviamo più di tutto il resto, perché abbiamo forme di intrattenimento plurime da tutte le parti, per cui non leggo per intrattenermi. Tutti noi sui social facciamo una sorta di autofiction, che adesso non a caso è il genere che va per la maggiore anche in letteratura, ma non occorre la letteratura, perché io apro la pagina di Leonora su Instagram e lei fa dell'autofiction, racconta la propria vita alterandosi, e io la vedo e scorro le sue storie come lei scorre le mie, e ci raccontiamo delle storie che sono
tra l'altro molto avvincenti, perché si costruiscono un giorno per volta e hanno punti di svolta, scelte inaspettate. Per cui, quale intrattenimento migliore se non noi stessi? Ce lo stiamo facendo, ce la stiamo raccontando in questi anni. Per cui non è per quello che apro un libro. Lo apro proprio per avere la possibilità che, siccome lei so che esiste, per invece avere la possibilità di avere a che fare con gente che non esiste, con personaggi inventati, con situazioni che sì, sono verosimili, che partono dall'esperienza dell'autore, ma totalmente rielaborate e che non mi impongono di dover prendere una posizione proprio perché non ci sono. Perché io rifletto sul potere meglio con Shakespeare che non attraverso Mentana che mi racconta la guerra. Perché Macbeth e Lady Macbeth non esistono. E per cui io posso lì fare dei discorsi e pensare delle cose che sulla guerra in Ucraina non posso fare e pensare. Quindi questo spazio di libertà dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti e dobbiamo continuare a leggere, secondo me, per questo, per questa funzione. Non per informarci, per disinformarci. Esatto. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Sì. Volevo ben vedere. Ha detto che mi aspetta fuori, quindi... Si fa conti a casa. Non posso dire cose diverse. E a questo proposito è come se il libro fosse un po' uno spazio di libertà, no? Non solo dello scrittore, ma soprattutto anche di chi legge. E una delle cose che ho maggiormente apprezzato in questo libro sono delle immagini, secondo me, molto forti. Una molto divertente, che non racconto per non spoilerare, però vi dico solo che, insomma, credo che Alfred Hitchcock impazzirebbe. Dai. Non c'è. Cioè. Una delle fidanzate, no? Quando morto il protagonista. Quando il protagonista va a casa di una delle fidanzate, no? C'è questa scena bellissima che tu descrivi che non ti ricordi. Quindi... Ma porta a casa? Una delle fidanzate? Sì, a casa con i genitori. Ah, sì, benissimo. Ah, ecco, non si ricorda quello che ha scritto. È un'immagine molto forte, che secondo me... No, dice, a Ravenna, esatto. Dice, a casa dei genitori di questa ragazza c'è questa immagine, in realtà fatta di poche righe, no? Ma sulla quale, volendo, ci si potrebbe proiettare il mondo. Cioè, penso che Freud si sarebbe molto divertito con questa immagine. Ma un'immagine molto bella, che poi in realtà tu racconti proprio giornalmente, è l'avventura del protagonista relativa alla scelta della poltrona. Quindi lui cerca la sua poltrona ideale. E che cos'è la poltrona? Un oggetto che dovrebbe essere comodo, dovrebbe farci sentire a nostro agio. E invece il protagonista sembra non trovare, nonostante i ripetuti cambi, la poltrona confortevole. E allora lì, quella secondo me è un'immagine nel quale ci si possono proiettare tante cose, no? Quindi non solo la crisi, no? Il blocco dello scrittore, no? Come dicevi, il primo libro così può succedere, è una cosa casuale, il secondo invece sei consapevole, forse ci sono delle aspettative che prima magari non c'erano, sempre per ritornare, no? Questo discorso sull'aspettativa, ma io l'ho letta anche molto in chiave relazionale, no? Pensando anche alla protagonista femminile, come tu dici giustamente, ha paura, fugge dall'amore e quindi vuole prolungare l'attesa e non consumare. E quindi pensavo al cambio di poltrona, intesa anche un po' come il cambio di relazione. Quanto costa, soprattutto ad una persona adulta, cambiare di volta in volta relazione, quindi tornare a conoscersi, a fidarsi? È un prezzo sempre più alto, forse, no? Che si paga. E il protagonista sembrerebbe essere disposto a pagare molto, perché poi, come dici tu, lui non si schiera e in qualche modo forse si fa anche trasportare dal dubbio e quindi per un attimo dice: ma forse Simonetta ha ragione? Sì, interessante questo parallelismo. La poltrona è uno di quei simboli che mi piacciono, tipo la cipolla, no? A strati.
Innanzitutto dice una cosa della condizione degli scrittori molto vera, che lo scrittore, a differenza degli altri artisti, fa un lavoro la cui materia è impalpabile, nel senso che lavora da solo, innanzitutto. E non ha, diciamo, non è materico il lavoro dello scrittore, è fatto con la testa, sostanzialmente. Per cui sei lì da solo, come un cretino, diverse ore al giorno, a fissare il muro e a lavorare tantissimo, a stancarti proprio, a sudare, a traspirare nell'invisibile. Pensate, non lo so, cioè a un ballerino nel proprio corpo, un pittore, la trementina, i colori, si sporca le mani, un scultore. Sono tutti lavori che esprimono te stesso attraverso proprio una fatica oggettiva e uno scontro con una materia. In mancanza di questo, lo scrittore nevrotizza i pochi strumenti che ha e che lo circondano. C'è un libro di Francesco Piccolo proprio che si chiama Scrivere un tic, le manie degli scrittori, che va a raccontarti in maniera divertente, alla Piccolo, leggera, il rapporto di molti autori famosi, molti scrittori famosi, con questa sorta di nevrotizzazione della scrivania, nevrotizzazione del banco di lavoro. Ad esempio, che ne so, Simenone, che aveva tutti dei riti, tra cui avere assolutamente un mazzo di lapis tutti appuntati al solito, tutti appuntati, non ci doveva essere nessun lapis spuntato, oppure il tabagismo, il fumo, tutta una serie di ritualizzazioni che entrano dentro il meccanismo della scrittura, ma che in realtà sono esterne e nulla hanno a che fare con la scrittura, no? Gli scrittori convinti che se non ti accendi la sigaretta non ti accendi la testa. Ci sono tanti anche nei reparti oncologici. Quindi questa è la prima cosa da dire sul fatto della poltrona. La seconda cosa è il crescendo, lui non è mai contento, quindi è un'altra forma di attesa, è un'altra forma di insoddisfazione che si somma all'insoddisfazione del rapporto con Simonetta, che lo avvince ma non lo soddisfa, lo lascia pieno di desiderio. E c'è questa corsa alla poltrona migliore, che è anche però una corsa al prezzo maggiore, perché lui torna sempre nello stesso negozio, ormai conosce tutti, compresi i facchini che gli portano via le vecchie poltrone, gli portano le nuove poltrone in casa, e l'imbonitore è una sorta di così psicopompo che lo manipola anche, a sua volta. Quindi lo specchio, il doppio come situazione della situazione amorosa che ha con Simonetta, perché con Simonetta non sai mai dove finisce l'onestà e dove inizia anche un atto manipolatorio di prevaricazione, di narcisismo al femminile, di possesso, per cui il manipolatore ti vuole possedere attraverso la manipolazione. E quindi si trova esattamente in una situazione speculare sia nella letteratura che nella fase sentimentale. Direi che questo è il tratto delle due situazioni. E la cosa della poltrona che deve essere cambiata con un prezzo sempre maggiore, però ci parla anche del denaro, questo è importante, cioè il fatto che noi scambiamo sempre il valore con il prezzo, per cui viviamo tutti immersi in questa convinzione falsa, che la cosa migliore è la cosa più cara. Cui lui continua a cambiare la poltrona e il venditore gli riesce sempre a piazzare la poltrona più cara della volta prima. E questa cosa è uno degli elementi, una delle storie che poi seguono l'andamento di tutte le giornate e ci portiamo fino alla conclusione della stagione. Anche qui con sviluppi, incidenti, inciampi, eccetera. Attese. Chi è? No, vedo che la guardavi. No, non sembra niente. Allora, voglio leggere un altro brano. Simonetta mi racconta del suo matrimonio, di quanto abbia amato il marito. Più alta è l'ascesa, più rovinosa sarà la caduta. Così suo marito a poco si era disinnamorato. È una cosa che una coppia non mette mai nel conto, che se un giorno ci si innamora, è anche possibile che un altro giorno ci si possa disinnamorare. Che se esiste l'amore, allora esiste anche il disamore. Certo,
Era stata una presa di coscienza dolorosa, anche perché si era manifestata non attraverso un tradimento o qualcosa di altrettanto plateale, bensì con la noia. Simonetta era venuta a noia al marito semplicemente. Meno parole, meno momenti condivisi, meno scopate. Tutto era stato consumato ad una velocità supersonica prima dell'entrata in scena degli avvocati. Simonetta era ancora innamorata, però, perché non è detto che il disamore colga entrambi, e questa è una vera fregatura. Non esiste il contrario di un colpo di fulmine, lo scossone ultimo che sciolga gli amanti in modo fulmineo, così come li aveva uniti. Esistono invece estenuanti giornate in cui si prova a capire, magari da soli, i motivi di una fine che è già sopraggiunta e che al tribunale toccherà solo di certificare agli occhi del mondo. Ma i motivi sono plurimi e cambiano a seconda delle scuole di pensiero e del momento storico. Le frecce di Cupido, le infrastrutture produttive, il tessuto sociale, la speculazione economica, il tipo di governo in carica e da ultimo la chimica. Io non mi annoierò mai di te, le dico, cercando di rassicurarla in modo mellifluo quanto idiota. Un po' di rimmel le ha collato lungo una guancia, esalta i solchi della sua pelle. È dura anche per me, sai? Sussurra. La bacio sulla fronte, si tranquillizza. Alla fine ci mettiamo d'accordo. Ci amiamo, ma saremo una coppia bianca. Allora, insomma, seguendo un po', c'è anche un altro episodio riallacciandosi a Simonetta, che invece secondo me è molto importante. Quando c'è questa seduta a un bar, arriva l'ex marito di Simonetta che con 4-5 frasi, diciamo, un po' diventa lapidario, no? Cioè, fa ben capire forse chi è Simonetta, e qui si insinua il dubbio, sì. E ci parla, appunto, ci mostra forse questa natura un po' manipolatoria di questa donna, questo tentativo di trasformare le persone, forse, no? Quindi la domanda è, ma alla fine forse è stato tutto un po' un gioco, un inganno da parte di Simonetta, oppure c'era l'intenzione di provare a credere che in fondo il non immergersi realmente nelle cose possa essere la soluzione migliore? Perché poi in fondo è un po' un non vivere, no? Un po' la domanda che tu poni. Cioè, se la primavera è un preambolo, l'estate è una ricreazione, l'autunno un'agonia e l'inverno un letargo, dov'è la vita vera? Forse tra le pieghe di tutto questo? Stai facendo metà depressione. L'hai scritto tu? No. Allora, dunque, sai, l'ex marito, come fai a dare un'oggettività alle parole dell'ex marito? È vero che l'ha lasciata lui, per cui diciamo che è quello dei due più forte, quello che avrebbe meno motivi per gettare fango, no? In una situazione del genere, che sei al caffè, arriva uno, non lo conosci, te lo presenta il mio ex marito, boh, te vai al bagno e questo te la distrugge. Si tratta però pur sempre dell'ex marito, per cui mi interessava proprio costruire una situazione che non offrisse punti d'approdo definitivi alla storia, no? Che non ti dicesse esattamente Simonetta chi è, proprio perché questi personaggi poi mi piaceva che li completasse il lettore, per cui ciascuno si costruirà, credo, ciascuno dei lettori si è costruito e si sta costruendo in queste settimane in cui il libro è uscito in libreria la sua Simonetta. Mi piacciono queste cose perché poi alla fine sono più verosimili di dare dei personaggi, non o bianchi o neri, che però hanno, come dire, appunto, sviluppi e punti d'approdo definitivi, perché nemmeno noi siamo così. Per cui mi ricordo un libro che scrissi in una delle mie tante vite, era un autore Einaudi, per cui diversi anni fa, che si intitolava Mabel dice sì, che era la storia di una donna raccontata dagli occhi di un uomo, anche qua,
E niente, la cosa bella è che appunto c'erano tante Mabel per quanti lettori avevano letto quel libro. Quindi mi piace, secondo me il personaggio letterario deve avere questo tratto molto realistico, non di indeterminatezza, ma di ambiguità, perché siamo questo. Probabilmente Simonetta, la cosa più facile da poter dire è entrambe le cose. È una che nei momenti di debolezza manipola per avere a sé, per portare a sé, e nei momenti di forza elabora una teoria alla quale vuole credere lei per prima e che quindi impone, ma in buona fede, credendo di fare il bene di entrambi e non solo il suo. Quindi ci può stare che sia anche questo Simonetta. Non lo so, onestamente non lo so. Mi piace, quando lo rileggo, quando penso a Simonetta, non sono ancora arrivato a capire chi è, e credo appunto di avere costruito un libro che non lo permette, per cui fa continuare la riflessione su di lei, no? Non c'è niente di più terribile di quei libri che una volta finiti sono finiti, cioè che con la loro storia, dopo che hai letto la storia, non hai più nessun motivo per riprenderli in mano, no? Cioè un libro dovrebbe iniziare a agire dopo la sua fine. Sono le storie che preferisco, sono le voci che poi ricerchi, no? Torni sopra e cerchi quell'autore proprio perché non ha finito mai di dirti quello che doveva dirti. Beh? Ci hai lasciato senza parole. Reagite, signore. Allora, abbiamo domande? Qualcuno di voi incuriosito da qualcosa? Vuole chiedere qualcosa a Luca? Sì, così bene. Sì. Vai Paola. Vai, Paola. Due domande. Un po'. La prima è così, apparentemente semplice. Mi piacerebbe sapere quanto tempo ci hai messo a scrivere questo ultimo romanzo. E la seconda è perché l'autore Luca Ricci sceglie di costruire personaggi, lo scrittore Luca Ricci sceglie di scrivere personaggi che sono scrittori, e a me sembra che ci siano due trame, una di denuncia etica, come ho detto prima, in un certo senso, e un'altra una storia sentimentale. Leggendolo mi sembra che il sottotesto più forte sia quello della denuncia. Allora, sulla durata, in realtà è un romanzo particolare proprio perché è l'ultimo di una serie di quattro, per cui chiaramente il lavoro è modificato e risente di questa dinamica di saga, no? Di libri che sono concatenati. Sarebbe stato diverso un libro secco, singolo, avrebbe avuto tempistiche diverse. Le tempistiche poi sono sempre diverse. In questo caso era un processo già avviato, perché qui entro in un discorso più ampio dei primaverili. Questa quadrilogia, cioè questi quattro libri sulle stagioni, sono costruiti come una serie, per cui gli stessi personaggi che affrontano le stagioni, bensì come quattro libri che variano 4-5 macrotemi di cui abbiamo parlato e che abbiamo toccato durante questa conversazione, per cui l'amore, il disamore, disamore più tragico dell'odio, perché l'odio è un sentimento basico, anche raro, provarlo per gli affetti, provarlo per i cari, insomma, e è vitale comunque, l'odio è un sentimento vitale. Se io ti odio, sì, non ti voglio bene, però reagisco in un modo vitale. Il disamore invece è tragico proprio perché per disamare devi smettere di amare qualcuno, lo devi odiare e basta. È anche più comune, tragicamente più comune rispetto all'odio come sentimento. Roma, il mondo culturale e il sentimento del tempo. Per cui questi 4-5 macrotemi che ho variato, li ho messi nei quattro libri. Per cui, avendo iniziato nel 2017 a scrivere, poi il Diagonale è uscito effettivamente nel 2018, ora è il 2023, io per questi anni ho sempre, diciamo, continuato
a indugiare su questi particolari macro temi per variarli. Per cui diciamo che la fatica è stata entrare dentro il progetto, dopodiché siamo andati avanti di libro in libro. Io cioè non ho fatto un contratto generale per tutti e quattro i libri, perché volevo continuare a lavorare in stato di necessità, cioè dovevo avere bisogno di scrivere questi libri, non volevo qualcosa di esterno che mi obbligasse a scriverli, perché sarebbe stata una forma di tradimento per i lettori e anche per il mio lavoro, che credo vada condotto e preferisco condurlo avendo una certa libertà e potendomelo permettere, perché è un lusso, di non sottostare a nessun diktat di altro tipo se non quello della mia voglia di scrivere quella cosa o di non scriverla. E quindi anche contrattualmente con la Navette Zero ci siamo proprio dati una scansione libro per libro e non quattro libri. C'era solo un'opzione per la stagione che sarebbe seguita, ma le opzioni sono aleatorie, insomma sono denaro che l'editore può perdere e che mette in conto di perdere, per cui ero liberissimo insomma di poter anche fermarmi a due, a tre stagioni. Non dovevo essere obbligato a finire agli occhi di nessuno se non di fronte alla esigenza di farlo. Credo nello stato di necessità per chi scrive, non per chi legge. Non credo che chi legge debba avere un percorso prestabilito, o degli autori che se non si leggono non capisci la letteratura che segue o che precede. C'è stata tutta adesso la querella, l'avrete seguita, sulla Tamaro, che probabilmente è anche riportata in maniera scorretta dal giornalista, perché non credo che un essere dotato di ragioni, in grado di intendere, di volere, possa dire togliete Virga e mettete i miei libri. Questo, quindi ci deve essere stata una interpolazione giornalistica, perché io rifiuto le interviste al telefono, perché poi ti fanno dire quello che vogliono loro. Questo come in primis, mandami una mail con le domande, ma viene finta, però viene quello che io ti dico, non viene quello che tu mi vuoi far dire. Per cui io rifiuto sempre le telefoniche, come si definiscono in gergo. E quindi si parte ovviamente da una cosa grottesca e ridicola e mal riportata probabilmente, però questo ha portato a dover difendere Verga, che di per sé è già ridicolo, fa già ridere così, dover difendere Verga. Per difendere Verga però sono arrivati i positivisti della letteratura, cioè quelli che trattano la letteratura come una scienza, per cui da A si va a B, a si va a C. Se tu levi Verga non capisci il realismo di Moravia, è una cazzata, lo capisci il realismo di Moravia. Puoi togliere Verga perché la letteratura non è progressiva come la scienza, perché se fosse progressiva come la scienza non potrei più leggere Omero, ma dovrei solo leggere Ricci, che è una cazzata. La scienza è questo, perché nessuno di noi accenderebbe più un fuoco sfregando i bastoncini di legno, chiaramente, perché sono state delle scoperte. Ma siccome la letteratura è sempre la scoperta dell'acqua calda, perché la letteratura poi varia sempre 5-6 argomenti con la voce di autori che sono diversi, di forme che si rinnovano, che non sono migliori, che cambiano perché cambia il mondo, ok? Però non è vero che per chi legge è una grande fortuna, perché si continua a essere appunto dentro la libertà, dentro la flessibilità, che non c'è data in altri contesti. Quindi potete benissimo ignorare chi vi pare e costruirvi il vostro percorso personale e capirlo perfettamente voi. E fare un discorso intellettuale, di crescita, di cultura, di sensibilità, del bello vostro, a prescindere dagli autori che sono anche ritenuti imprescindibili. Questo è chiaro. Poi la Tamaro deve ha detto una cazzata, e questo è altrettanto chiaro. Perché si diceva questo? Aiutami. Guadagnati la pagnotta. Quindi per quanto ci hai messo in soldoni? Lei vuole è un progetto che è nato unico, sì, per cui io dovendo scrivere con il bisogno di scriverlo, alla fine l'ho portato a termine, però mi sono anche, nel momento in cui appunto hai fatto la fatica dell'ingresso e hai preso consapevolezza di come organizzarlo, cioè di come doveva essere, mi sono sbrigato, per cui credo di averci messo meno per i singoli libri che non se avessi scritto quattro libri slegati l'uno dall'altro, perché avrei dovuto veramente ripartire da capo, da zero, mentre invece queste non erano mai ripartenze da zero, in questo senso. Per cui mesi però dentro un progetto che è durato anni. Questa è la prima.
lo scrittore che decide di costruire personaggi agisce sugli scrittori. Beh, è un territorio molto battuto da tutti gli scrittori. Penso che a un certo punto sia anche necessario, perché attraverso queste storie lo scrittore pensa a come scrive, a cosa scrive, perché scrive, per cui è un tornare un po' sulle ragioni del perché fa il mestiere che fa e lo fa come lo fa. Chiaramente questo è interno allo scrittore. Al lettore cosa resta? Resta il fatto di avere dei personaggi che sono interessanti, perché lo scrittore può essere tutto il contrario di tutto, può fare tutto il contrario di tutto, soprattutto quando non scrive o quando non esercita il proprio lavoro. Può essere un pirata, può essere un moschettiere, può essere estremamente letterario come pezzo, è duttile. E quindi è buono per essere usato ed è stato molto, molto usato in realtà. Non so, adesso mi vengono in mente le storie di Bukowski, sono tutte di scrittori, storie di Fante, sono tutte di scrittori. Praticamente non c'è uno scrittore che poi alla fine non si sia fissato anche su questa cosa qui, non solo magari su questa cosa qui. Questo è un mondo, è un immaginario adesso ben definito, no? Come gli intellettuali di Woody Allen a Manhattan, se tu vuoi gli scrittori che combinano di cotte e di crude a Roma, sai che qui c'è quello che cerchi, cioè c'è quella roba lì, c'è quel romanticismo un po' decadente di intellettuali che poi provano a amarsi sbagliando e fanno delle cose anche molto, molto più folli e molto più scandalose di quelle che fa poi il protagonista dei Primaverili, perché la stagione non lo consentiva. La stagione della follia, della decadenza in assoluto sono gli autunnali, e gli autunnali è la storia più cupa delle quattro, quella più folle. E quella su cui io ho pagato personalmente da scrittore il conto più salato rispetto alla ricezione, sapendo che viviamo in un'epoca appunto rigida, di forti rigidità, e che la letteratura va giustificata, le storie di finzione vanno quasi appunto spiegate, ci occorrerebbe per alcuni tipi di storie almeno un bugiardino che spiega qui è finto, questo non è successo davvero, questo l'ho messo per farti riflettere su questo, eccetera eccetera eccetera. La terza? No, la terza era comunque un'osservazione di lettura. Sì, ma io cerco sempre di un bilanciamento, per cui cerco che un aspetto non soverchi l'altro. Poi c'è anche il fatto che qui l'armonizzazione dei due elementi va in questo senso. La satira e il registro ironico è molto appannaggio del discorso culturale, per cui magari risulta soverchiante rispetto alla storia amorosa, che è toni dimessi, questo silenzio dei libri che ha letto benissimo all'inizio, e questa storia bianca che quindi è, diciamo, dominata probabilmente come registri, e quindi si ha la sensazione di una disparità. Poi in realtà il tempo e le giornate dedicate all'una e all'altra sono abbastanza omogenee. Qualche altra curiosità? Qualche domanda? Nessuno? Ci abbiamo una letturina. Molto breve. Sì, io ho una curiosità. Con Simonetta, nonostante la mia gelosia, non mi offra tregua. Faccio buon viso a cattivo gioco. Cerco di portare avanti la parvenza di una relazione serena. Mentirei se dicessi che sono soddisfatto, gratificato, che mi sento stabile, parte di un processo costruttivo. Mi appello alla battuta di quel ragazzo a Castel Sant'Angelo che non mi è andata più via dalla testa. Non lo sai chi era gelosia? È l'amore quando ha paura? Può darsi, in effetti, che io sia terrorizzato. Mi sembra di non aver mai affrontato una relazione così impervia. Non la capisco, mi lascia sopraffatto. Ma forse è proprio questo l'amore? Ci spaventa perché ci accorgiamo di non poterlo controllare. Siamo in balia degli eventi e, in un certo senso, anche dell'altra persona.
In un rapporto questa dipendenza dovrebbe essere reciproca e il non approfittarsi della debolezza dell'altro sarebbe la misura dell'amore, la prova dell'amore. Simonetta mi sta dando questa prova? Non usa il suo potere perché riconosce il mio o al contrario ne abusa, stabilendo una gerarchia rigida che distrugge il sentimento, attesta il suo non amore? E qui lasciamo il punto interrogativo. Altro una curiosità e poi chiudiamo e lasciamo appunto spazio al firmacopie, che Luca è qui anche per questo. Allora, sai bene che io ti apprezzo tantissimo come scrittore di racconti, perché secondo me sei ovviamente uno degli scrittori di racconti italiani contemporanei più bravi ovviamente di questo periodo. E, credo che tu insomma lo sappia, non è un complimento che ti faccio io, soprattutto perché poi il racconto, come abbiamo detto, è un genere letterario piuttosto, no? Poco riconosciuto in realtà, soprattutto nel nostro paese. Non capisco ancora bene perché, però, perché poi è in realtà un genere straordinario. E ho amato tantissimo, che tra l'altro è stato pubblicato sempre per La nave di Teseo nel 2018, con gli autunnali, Trascurate Milano. Se Trascurate Milano fosse una stagione, quale sarebbe? E tu mi diresti, banalmente, l'inverno, no? Ma è davvero solo la stagione invernale? Paragonandola un po' a tutti, mettendo in relazione ai romanzi che hai scritto e quindi al tempo che vive nei romanzi, non so se mi sono spiegata. Mi hai messo il dubbio, però effettivamente è ambientato. Sì, l'ambientazione, cioè, no, è ovviamente ambientato, ma anche temporalmente, no? No, temporalmente è prima di Natale, per cui io ora mi hai fatto venire il dubbio, però c'è quel dicembre milanese, quando a Milano c'era il freddo e c'era l'inverno che era implacabile, e per cui c'è questo underground che si popola di questa costrizione. Bellissimo, che diventa improvvisamente un sollievo, perché prendi tiri il fiato rispetto a sopra, che è freddo, che è buio, che non ci vedi, che non ci vedi a un passo, e quindi vai giù. Quindi diciamo che io lo associo al tempo che c'ha, per cui sono le quattro domeniche dell'Avvento dicembrine prima del Natale, insomma, è un racconto antinatalizio, una favola nera, insomma, è stato definito in molti modi, però è quella cosa lì, secondo me, è l'ultimo autunno e il primo inverno, ecco, più che inverno. È quella soglia, è quel passaggio. Non a caso poi l'ultima pagina di Trascurate Milano è la fine, arriva con l'inizio dell'inverno, a Natale, insomma, il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Grazie. Io avrei detto che è una mezza stagione. Sì, è quella cosa, è quella coda dell'autunno, è quella coda dell'autunno quando sta arrivando quel freddo che perché poi ti travolge. L'inverno che ti è travestito, Trascurate Milano si traveste d'inverno, no? È inverno in apparenza, secondo me. In realtà per questo te l'ho chiesto, perché volevo anche secondo me è una mezza stagione. Cioè la percezione che ho avuto leggendo. Vabbè, gli stiamo dando un'idea, tre mesi, quindi essendo dicembre non è ancora in realtà inverno pieno. Tecnicamente non ci siamo. Io sono qui per firmare le copie e vi ringrazio per l'invito, siete stati cari, siete stati amorevoli, avete comunicato l'evento bene, e sono tutte cose, avete le copie del libro, le avete esibite. E comunque le abbiamo, Luca, anche vendute, abbiamo anche vendute. Anche gli autunnali, però avete avuto una cura che io girando lo so, non tutti lavorano in questo modo, per cui grazie, ringraziamo te e grazie a voi, perché senza di voi questo non sarebbe possibile, e grazie a Manu, alla nostra super.